Dimitris Hanasoglu, spero di aver pronunciato bene il cognome, è il Managing Director di Polestar Italia. Siamo alla presentazione di Polestar 4, il SUV elettrico di grandi prestazioni, ad alte prestazioni della casa, che segna un po' un cambio di passo, anche perché partiamo da un design della vettura estremamente particolare, scompare l'1.8, all'interno è possibile fare una vera e propria esperienza immersiva. Dunque, cosa significa tutto questo dal punto di vista strategico per la casa? Questo significa che adesso abbiamo allargato la gamma, aggiungendo anche la Polestar 4, come lei ha visto. Adesso siamo arrivati ad un punto dove abbiamo tre modelli che coprono oltre il 50% del mercato, ma non ci fermiamo lì. La Polestar 5, che è già annunciata, praticamente arriverà nel futuro prossimo. La Polestar 6 sarà un roadster. Il nostro CEO ha annunciato 2 settimane fa che ci sarà anche un sostituto della Polestar 2, che sarà la Polestar 7. Allora c'è un futuro che Un futuro sarà molto impegnativo molto, e molto impegnativo, infatti. però sarà caratterizzato da moltissimi prodotti che arriveranno sul mercato. Sì. Ecco, come li lancerete? Nel senso, cosa affiancherete dal punto di vista strategico per riuscire a penetrare il mercato in Italia ed eventualmente in Europa? Allora, quello che dal punto di vista dell'infrastruttura, secondo me quello che sta facendo il governo è giusto. Adesso siamo arrivati, se non mi sbaglio, 50.000 colonnine in Italia. L'infrastruttura sta crescendo e anche la nostra intenzione è esattamente lo stesso. Oggi abbiamo 2 spaces a Milano e a Roma, ma ci saranno anche ulteriori sviluppi in questa direzione, perché è un mercato decentralizzato e dobbiamo essere presenti. Quindi andrete incontro anche all'utente finale, come possibile, anche dal punto di vista di un sostegno, nella ricarica, nella fruizione dell'auto. Sì, infatti oggi da un paio di settimane siamo in grado di offrire a tutti i nostri clienti una nuova possibilità a togliere l'ansia dell'autonomia con il Polestar Charge, dove i nostri clienti hanno accesso a 650.000 colonnine in Europa, ma anche in Italia. Così possiamo togliere anche l'ansia dell'autonomia in un mercato così grosso come l'Italia. Secondo lei rimane ancora uno delle ansie principali quando si parla di elettrico? Sì, per dire la verità rimane, ma per dire anche la verità non c'è, io non ho trovato le ragioni perché. Io vengo qui con la mia macchina e non ho assolutamente nessun problema a caricare in Italia. Per quanto riguarda le vendite, quindi anche le strategie di vendita Sì. e le strategie di immissione appunto sul mercato, come sarà il vostro prossimo triennio? Avete delle quote di mercato che da raggiungere e pensate di raggiungere con un prodotto piuttosto che con un altro? Qual è l'asset principale? L'asset in questo momento ovviamente la Polestar 4, nel senso che il segmento con la crescita più rapida in questo momento in Italia è quello, il D-SUV. Dopo c'è anche la Polestar 3, la Polestar 2, arrivano anche gli altri modelli, ma adesso focalizziamoci sulla Polestar 4. Beh, è un segmento estremamente Sì, vivace. infatti. Grazie mille. Infatti, grazie a lei.